Fermi, 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 fermi ragazzi, perché sì, FIFA è uscito. Se però non l'avete ancora preso, adesso a fianco al mio faccione vedete una schermattina, perché i ragazzi di OneFootball hanno ideato questo bel contest in cui andranno a regalare 22 copie di FIFA 22. Pensa che fortunati saranno quelli quando uscirà tipo FIFA 900, ok? Dura fino all'8 di ottobre. Cosa dovete fare? Scaricare cliccare il link che c'è in descrizione, rispondere alla domanda su quale squadra poi vorrete utilizzare per prima in FIFA. Io ovviamente ho messo Rasenballsport Sportline Leipzig, perché non c'è neanche bisogno di dirlo. Quindi seguire i passaggi, inserire i vostri dati, cliccare invia, scaricare l'app di OneFootball che vi dà ovviamente tutte le news e risultati sul calcio. E tac, facilissimo, siete in lista, tentar non nuoce, quindi in bocca al lupo a tutti quanti. Mi raccomando, c'è il link sotto in descrizione. E ora noi, beh, intanto un saluto al vostro Grinone, entriamo nel magico mondo della carriera con FIFA 22. Io sono pieno fin qua di lavoro, ragazzi, quindi intanto iniziamo col portarvi questi giocatori da prendere per le vostre carriere. Giovani, under 19, talenti. Iniziamo dal mio campionato preferito dopo la Serie A, ovvero la Bundesliga, dove quest'anno ci sono dei pasticciotti da andare a prendere che voi non avete idea. E direi di cominciare subito da Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Ok, questo, se seguite un pelettino la Bundesliga, avete già presente di chi stiamo parlando. È parte da un overall già bello altino, perché sono 78 di overall, ha un potenziale di 89, questo giovane trequartista che può fare anche il centrale, con un valore che si aggira intorno ai 30 milioni, 29 e mezzo. Poi sapete che le contrattazioni dipendono anche da come voi impostate l'inizio della vostra carriera. 4 stelle piede debole di base, 4 stelle skill, un talento assolutamente da prendere nelle vostre carriere. Cioè, questo è fortissimo ed è già anche abbastanza alto di overall. Ricordo, sono tutti quanti under 19. Il secondo è un altro nome abbastanza conosciuto, perché è Jamal Musiala del Bayern Monaco. Fa l'esterno, può giocare anche da trequartista, parte da un 76 di overall, ha un bel potenziale di 88, il suo valore però è inferiore, sui 17-18 milioni, 4 stelle piede debole, 5 stelle skill già, quindi non avete neanche bisogno di allenarlo per fargli aumentare la qualità nei piedi. Lui non ha il face scan, mentre Wirtz ce l'ha, ma signori, cioè, anche questo, giocatore veramente top, con un 86 di palleggio, un 90 in equilibrio, un 87 in agilità. Poi sceglierete voi dove metterlo, se sull'esterno, se come trequartista. Classe 2003, giocatore veramente di qualità. Oggi dirò un sacco di volte qualità, soprattutto quando parliamo di giocatori come Josko Gvardiol, difensore centrale rocciosissimo del mio amato Lipsia. Qua come valore stiamo già scendendo un po', lui ha appena firmato, è appena arrivato all'Ipsia, quindi il primo anno non dovreste riuscire a prenderlo. Difensore centrale, ripeto, può fare anche il terzino nei suoi ruoli. 4 stelle piede debole, che per un DC non è affatto male, anche 3 stelle skill. Ma soprattutto, per essere un 2002, questo 87 di velocità scatto con 84 di forza fisica, 83 di elevazione, se vi aveva fatto venire qualche dubbio, ma posso farlo giocare da terzino, capite che si può fare. Unico piccolo neo, il work rate alto alto, magari non è il massimo per un difensore centrale, però signori, 75 di valutazione con 87 di potenziale, 80 potenziolo, ho detto 87 di potenziale, tantissima roba. Rimaniamo in difesa, abbiamo Tanguy Osten-Nyanzukwasi del Bayern Monaco. Classe 2002, difensore centrale, può anche fare il vertice basso a centrocampo, il CDC. 3 stelle piede debole, 2 stelle skill, un bel work rate basso alto, quindi uno che vi sta bene 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 dietro. Volto reale anche per lui, al face scan. Qua abbiamo un 77 nella forza e nell'elevazione, quindi questo è uno da far crescere, perché parte da 71 di overall e ha uno bello 85 di potenziale, ma soprattutto ha un costo che sta sui 4 milioni, quindi è uno di quei giocatorini sui quali puntare sicuramente, sicuramente. Cioè, la Francia sforna talenti a proprio profusione.
Dopodiché, uno di quelli che io cercherò di prendere assolutamente, alla prima stagione non mi pare che si possa farlo, è Luka Netz del Borussia Mönchengladbach, che fa il terzino sinistro o l'esterno sinistro. Ha un 68 di valore, quindi parte bassino, ma bello giusto. 85 di potenziale, 2 milioni e 9 tra il valore. Le sue statistiche quindi sono un po' bassine, vabbè, le vedete anche lì in, a fianco nella schermata, però un 75 in accelerazione, 79 velocità scatto, un work rate alto medio, non alfa e scan, però questo secondo me è uno di quei talentini sui quali bisogna puntare, eh. Cioè terzino tedesco che secondo me nel 2003 viene su veramente bene. Cerco di andare via velocissimo adesso, una vecchia conoscenza di chi ha seguito il canale, perché Armel Bella Kochap noi lo abbiamo utilizzato in una delle nostre vecchie carriere, giocatore del Bochum, difensore centrale anche questo, parte da 71 con un bel potenziale di 85, un valore sui 4 milioni, a 19 anni ha già 85 nella forza fisica, 76 nell'elevazione, 8 perché anche 73 accelerazione, 79 velocità scatto, che non sono affatto male. Medio work rate, 5 stelle piede debole, difensore centrale 5 stelle piede debole e 2 stelle sulle skill, che a noi dietro non servono, ma 5 stelle piede debole, difensore centrale, è una bella accoppiata, quindi segnatevi sto nome. Ne abbiamo ancora 4 e adesso saliamo un po', andiamo a centrocampo con questo CC/CDC di partenza, di base, come ruoli che sa interpretare. Parlo di Aster Jan Franks, mi raccomando la pronuncia, la V è una F, anche se lui è belga, Franks, perché gioca in Germania, quindi Franks. Che bello cattivo così, 5 stelle piede debole anche per lui, e già qua dovrebbe andarvi bene così. 67 il suo valore di partenza, 85 il potenziale, alto il work rate, 2 milioni e 6 il valore, signori, e ha un bel po' di statistiche sopra il 70 come accelerazione, 72 velocità scatto, 71 agilità, 72 resistenza, 73 forza, la forza in veneto, la forza fisica, un bel 71 nei passaggi corti e anche nel controllo palla, quindi uno che in mezzo al campo ve lo prendete, lo fate crescere bene, gioca nel Wolfsburg, 1,80 m per sta bestia da prendere assolutamente. Andiamo a vedere gli ultimi tre che sono. C'è anche un portiere ed eccolo qui, Jan Jakob Olszowski. Ok, classico polacco naturalizzato tedesco, tedesco di origini polacche, parte da 63, ha un potenziale di 80, diciamo che tra gli under 19 è il miglior portiere che c'è attualmente in Germania, su FIFA ovviamente. Un milioncino il suo valore, anche lui gioca nel Mönchengladbach, ha 3 stelle sul piede debole, ovviamente è una stella skill solo, vabbè, ma è un portiere. Segnatevi anche questo, giocatorino, parte da 63, ripeto, 80 il potenziale, ma sappiamo che noi possiamo farli salire, fargli esplodere quella cattiveria, quella qualità innata che magari non si può vedere. Anche questo, mi raccomando, signori, Jan Jakob, poi uno che si chiama Jan Jakob Olszowski, direi che parla già da solo. E ora invece, come ultimamente se ne vedono veramente tanti, giocatore dagli Stati Uniti. Ci sono molti giovani che stanno arrivando nel calcio europeo dagli Stati Uniti e Joseph Scully, mamma mia come l'ho pronunciato bene, quasi monocromatico, è un bel terzino. Anche lui in Mönchengladbach, signori, anche questo è appena arrivato, quindi dovrete segnarvelo e poi tac, prendervelo la prima finestra di mercato utile. 3 stelle piede debole, terzino sia destro che sinistro, quindi multiruolo, che quindi è perfetto quando vi si infortuna qualcuno e avete subito lui pronto a coprire entrambe le fasce. 65 l'overall, 82 potenziale, costa relativamente poco perché sta intorno a 1,7 milioni, ha già dei bei valori, 79 accelerazione, 79 velocità scatto, 73 resistenza, 75 equilibrio, un bel work rate alto medio, niente face cam per lui purtroppo, ripeto, 3 stelle piede debole che l'ho detto prima, 2 stelle skill, non so, a me questa cosa che ci stanno arrivando così tanti giocatori statunitensi sinceramente piace, perché l'MLS è un campionato che via via aumenta di qualità e in generale anche la qualità dei giocatori americani sta aumentando, e questo potrebbe essere uno di quelli buoni per le vostre rose. Ora andiamo a vedere l'ultimo e poi ci salutiamo, e stiamo parlando, attenzione signori, di Melairo Chakwemo Jalaino Bogard
difensore centrale, centrocampista difensivo, terzino destro, classe 2002 del Hoffenheim, vale 1.400.000, parte da 64 e arriva a 81 di potenziale, 3 stelle skill, 2... cioè scusatemi, 3 stelle piede debole, 2 stelle skill, parte a 64, ha già dei buoni valori in agilità 73, 72 elevazione, 75 equilibrio, però ha già 3 ruoli. Ha un nome che è un programma, perché ripeto, Melairo Chakenwo Jalaino Bogard, olandese, anche se pensavo che fosse di Venezia, altro giocatore con un costo relativamente molto contenuto da poter prendere, quindi con qualsiasi tipo di carriera decidiate di fare. Secondo me questi sono i top 10 under 19, ripeto, quindi compresi quelli di 19 anni come lui, da andarvi a prendere, a succhiare via dalla Bundesliga, o se giocate in Germania come farò io, da razziare dalle altre squadre, stile Bayern Monaco, stile Bayern Monaco. Vi fottete tutti quanti i talentini degli altri e dominate, spadroneggiate, come diceva Atla Irreddio, nel campionato teutonico. Signori, questo è tutto per oggi. Nel prossimo video andremo a vedere ovviamente nel suolo italico chi ci si presenta di mostruosamente talentuoso da andare a prendere per la carriera. Io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i mi piace, vi ringrazio per iscrivervi al canale. Se non siete iscritti, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, mi raccomando, qualità, ragazzi.